Ciao ragazzi, sono di nuovo qui per un'altra puntata di Responsabilità Vinile. Stiamo parlando della mia musica preferita, i miei album, quelli che ho ereditato, abbiamo parlato di tanti vinili e quelli che invece ho acquistato io e che mi stanno accompagnando in questi anni. Nello specifico stiamo parlando adesso dei CD, è da un po' di puntate che parliamo di questo formato, degli album in formato CD, in formato fisico che ho comprato in questo periodo, in questi ultimi anni. Stiamo arrivando proprio nel tempo più recente, ecco, nel passato più prossimo e nel presente, tutti questi ultimi due o tre anni di musica ascoltata. Allora iniziamo, eccolo qua il nostro consueto gruppetto di CD. Iniziamo da una super band che mi piace un sacco. Sono andato anche a vederla ormai un paio d'estati fa, nel 2018 a Milano. È un super gruppo veramente veramente forte, ossia i Supersonic Blues Machine. Sono californiani, questo album si intitola California Soul, appunto, e sono un gran bel mix di blues contemporaneo, di soul, di funk, di R&B, di rock, bel mix di generi per un suono veramente veramente forte. Tutti musicisti incredibili, loro sono americani, c'è anche un pizzico d'Italia perché c'è il bassista e produttore Fabrizio Grossi, che è italiano trapiantato in America. Che insomma è uno delle menti primarie di questo progetto. Loro sono davvero fortissimi e, visti anche dal vivo, mi hanno impressionato, hanno una potenza incredibile. Questo è California Soul, il loro album del 2017, con alcuni featuring, tra l'altro Robin Ford, Billy Gibbons, di cui parleremo dopo peraltro, Walter Trout, tutti grandi artisti, grandi bluesmen. Supersonic Blues Machine, eccolo qua, questo gran bel disco loro, davvero grande gruppo. Andiamo avanti, parliamo adesso di una band italiana che è tra le mie preferite in assoluto, che seguo ormai in maniera ininterrotta e assidua da un po' di anni, ossia il duo romano dei Bud Spencer Blues Explosion. Loro grandissimi davvero, questo è il loro ultimo album uscito in studio, realizzato due anni fa, nel 2018, l'ho acquistato ad un loro live qua a Torino. Sono sempre andato a vederli perché dal vivo sono una macchina da guerra incredibile. Vivi muori blues ripeti, e questo è davvero un bel disco, ma anche i loro album precedenti usciti negli anni passati sono tanta roba. Bud Spencer Blues Explosion, loro, mamma mia, tanta roba davvero, ribadisco, grande gruppo. Poi andiamo avanti, parlavamo prima, ho detto, l'ho accennato, Billy Gibbons, e loro sono tra i miei almeno 5 gruppi preferiti. Finora non ne abbiamo ancora parlato, però aspettavo il momento giusto, ossia gli ZZ Top, assolutamente nel mio quintetto ideale di band. Tra i vari dischi che ho, vi faccio vedere quello forse più conosciuto alla massa, ma comunque pieno di grandi canzoni, ossia Eliminator del 1983, che contiene tra i loro più grandi successi. Sì, nel passato, negli anni precedenti, ci sono tanti loro brani che hanno fatto la storia, La Grange, ma anche Tush, Waiting for the Bus, insomma ce ne sono veramente un sacco. Però questo album, Eliminator, è davvero un mix di successi incredibili, come Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Got Me Under Pressure, Legs, davvero tantissima roba, con il loro sound blues, Texas blues, mescolato al nuovo suono elettronico e ricco di campionatori, ricco di batterie anche mascherate da elettroniche, insomma davvero un mix pazzesco che negli anni 80 ha fatto un successo incredibile. Questo è un disco a cui sono particolarmente affezionato. Eliminator, ZZ Top, 1983, ma ripeto, i loro album mi piacciono tutti, per cui io ne ho scelto uno, forse il più famoso, ma per me sono grandiosi nella maniera più assoluta. Andiamo invece in tempi molto più recenti con una band che attualmente sta facendo, tra virgolette, discutere, che però, per quanto riguarda me, trova comunque un buon favore, perché
ha riportato un po' più al centro dei discorsi e delle discussioni la musica rock. È vero, loro si rifanno molto alle band del passato, in particolar modo al sound, alla voce, allo stile, eccetera, eccetera, dei Led Zeppelin, però sono davvero un gruppo da tenere d'occhio, anche perché sono molto giovani. Greta Van Fleet, questo è il loro primo album, From the Fires, che conteneva un po' un mix tra un EP uscito in precedenza e altre canzoni. Alla fine le hanno messe insieme, sono 8 brani, quindi neanche tantissime. La loro prima uscita ufficiale come album, e sì, si sentono tanti Led Zeppelin, si sente tanto il sound del rock anni 70, però ripeto, hanno tutti 20, 21, 22 anni, sono molto giovani, e secondo me per i prossimi album muteranno, cambieranno il loro genere. E ripeto, ben venga una discussione ancora al giorno d'oggi sulla musica rock, perché comunque non vive un gran momento, soprattutto a livelli alti, a livelli di mainstream, mettiamola così, e quindi insomma si può discutere sul fatto che non siano forse troppo originali, però bene che qualche ragazzo giovane provi comunque sempre a fare del rock, con appunto il beneficio del dubbio, glielo diamo, di un cambiamento, di un'evoluzione del loro sound nei prossimi album. Greta Van Fleet è comunque molto molto interessante a mio modo di vedere, perché comunque al di là delle discussioni sul genere sono molto bravi tecnicamente, davvero molto in gamba. From the Fires è uscito neanche questo in quel periodo, 2017, ecco, siamo sempre in periodo molto recente. Adesso un duo particolare: uno è un grande armonicista e l'altro è un grande artista degli ultimi 25-30 anni, insomma, ossia questo è un album realizzato in duo molto particolare, che però ha un suono che ti entra nell'anima, mi è piaciuto veramente un sacco, ossia questo album, No Mercy in This Land, di Ben Harper, grandissimo Ben Harper, e Charlie Musselwhite, che è appunto un armonicista, uno storico armonicista blues americano. E davvero questo è un bellissimo disco realizzato insieme, molto minimale, ma davvero con quell'anima del blues vero, quello sentito. È davvero tanta tanta roba, è un disco eccezionale, ci sono canzoni bellissime, sia quelle un po' più scanzonate, sia quelle invece più riflessive, più sentite. La title track, a mio modo di vedere, è qualcosa di incredibile, No Mercy in This Land, ma tante altre, sono 10 brani davvero interessantissimi. Ben Harper e Charlie Musselwhite, No Mercy in This Land, uscito nel 2018, davvero un disco particolare. Poi Ben Harper ha saputo nella sua carriera spaziare tra il blues, il funk, la musica un po' più etnica, insomma è davvero un grande artista a 360 gradi. E questa accoppiata è veramente vincente, molto bello. Chiudiamo con un vecchio lupo del blues, sempre che insomma ha veramente ormai un sacco d'anni di carriera, lui è sull'ottantina abbondante, però questo disco che ha realizzato nel 2018 è veramente molto centrato, molto giusto, molto preciso, con grande maestria ed esperienza, ossia Mr. Buddy Guy con The Blues Is Alive and Well, uscito nel 2018 appunto, che contiene parecchi brani, sono 15, che dimostra che l'età comunque spesso è solo un numero. Lui mantiene un'ottima tecnica, un'ottima voce, ottime canzoni. Prima di tutto c'è sempre quello, e davvero poi quando dei grandi artisti di un certo genere fanno ancora album nuovi, c'è sempre comunque da apprezzare, perché hanno davvero, insomma, coraggio da una parte, perché comunque c'è il rischio di andare incontro a critiche e quant'altro, ma soprattutto tanta voglia di divertirsi ancora. La musica e anche e soprattutto quella, energia e divertimento per se stessi e per gli altri, quindi tanta, tanta roba. Lunga vita Buddy Guy, The Blues Is Alive and Well, uscito nel 2018, è consigliatissimo. Ciao ragazzi, ci rivediamo alla prossima puntata, siamo quasi alla fine, però insomma continuiamo ancora un po' a tenerci compagnia in queste giornate di quarantena. Un abbraccio, ci vediamo appunto prossima puntata, Responsabilità Vinile, ciao!